7 novembre 2021, sono al Thor Racing per la prima edizione della Winter Cup. Cos'è questa Winter Cup? Beh, si tratta fondamentalmente di una competizione a squadre, ma non è la tipica e tradizionale endurance a cui siamo abituati, perché vengono aggiunte ben due specialità che vedremo dopo. E se il tutto avviene con i piloti del CNV e del 12 pollici qua riuniti e soprattutto in sella a queste bellissime PBS 10 pollici 90 cc di cilindrata, allora il divertimento è assicurato. È cominciata la prima specialità di questa Winter Cup, la gara di inseguimento. Due piloti partono da postazioni diverse della pista e il primo che conclude due giri ha vinto, prendendo il punteggio pieno. Tengono le gomme. Oh, Nicola, temperatura ideale per piegare la prima. Oh, sei riuscito a fare il peggio di me, perciò. Ed eccoci qua. È appena finita la specialità dell'inseguimento, che purtroppo per me è durata soltanto una curva. Dopo questa breve pausa comincerà la specialità della regolarità, ovvero questa mattina abbiamo fatto delle qualifiche. Prenderemo il miglior tempo di queste qualifiche e dovrà essere ripetuto per 10 minuti. Più ci si distanzia da questo tempo, più si verrà penalizzati. Andrea, abbiamo appena terminato la gara di regolarità. Sì. Io dovevo martellare il 36,6, tu? 7,0. Bellissima, stupenda anche la gara di regolarità e soprattutto non siamo caduti. Bravo, l'abbiamo chiusa più che altro. ho anche il fan club adesso, guarda. È terminata la gara di regolarità, adesso cominceranno ben 90 minuti di endurance. Vedete, la pit lane è stata contrassegnata con due segni neri.
ogni pilota dovrà entrare all'interno di quei segni neri e dovrà restare all'interno della pit lane per 45 secondi, altrimenti penalità. Ne vedremo delle belle. Bellissima temperatura autunnale e l'ottima compagnia di tutti, si conclude la prima edizione della Winter Cup, una competizione non agonistica a tre specialità che ha permesso a tutti, campioni e apprendisti, di esprimersi al meglio. La parte maggiore l'ha fatta lei, così tremendamente uguale per tutti. Senza il motorone preparato, senza monoammortizzatore, così piccola e così agile. E allora, un grazie agli ideatori e organizzatori di questa fantastica competizione, in assoluto mai vista prima in Italia, che ha riportato per tutti la pit bike al suo concetto originario, il sano divertimento. E che dire, ciao e alla prossima Winter Cup!